Buonasera, nuovo appuntamento di Palazzo San Giacomo che questa sera ospita l'assessore comunale al patrimonio di Napoli, Bernardino Tuccillo. Buonasera assessore. Buonasera. Allora, il patrimonio del comune di Napoli, come siamo messi? So che il comune di Napoli ha tante case, tante abitazioni, tanti palazzi, come siamo messi? Ma stiamo facendo un lavoro importante che ha prodotto risultati credo positivi nel corso di questo primo anno e mezzo di attività e di lavoro del mio assessorato. Noi abbiamo cominciato. Era ricco il comune di Napoli, assessore? Era ricco a livello di proprietà? Ne aveva tanti, in parte stiamo cominciando a dismettere migliaia di immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attuando un piano di dismissione che fu votato in consiglio comunale nel lontano 2004 e che non ha mai avuto una apprezzabile applicazione. Abbiamo venduto nel corso degli ultimi 12 mesi 3.400 immobili di edilizia residenziale pubblica, conseguendo obiettivi importanti sotto diversi profili, innanzitutto facendo introitare decine e decine di milioni di euro al comune, 104 milioni di euro ovviamente attraverso anche piani di dilazione nel tempo, non certo, subito, dando la casa a famiglie delle fasce deboli e povere della nostra città. Quindi abbiamo 3.000 nuclei familiari che sono per la prima volta proprietari degli alloggi nei quali erano affittuari fino a qualche mese fa, e contribuendo anche a migliorare la qualità della vita dei territori in cui sono ubicati queste abitazioni, questi immobili, perché è del tutto evidente che nel momento in cui un inquilino diventa proprietario ha maggiore cura non solo per il proprio immobile ma anche per l'ambiente circostante sostanzialmente. Un altro effetto positivo è che faremo entrare altre risorse attraverso l'applicazione dell'IMU per questi nuovi proprietari. Mi pare che attraverso questa attività di dismissione, che è andata così bene, abbiamo realizzato davvero risultati ed obiettivi importanti. Questo è un per buon, il comune e per la città. È un buon veicolo per fare cassa, ma allo stesso tempo per offrire ai cittadini l'opportunità anche di acquistare magari la casa, che molti hanno sentito loro poi col passare del tempo. È proprio così. E poi in tutto questo, che a Napoli questi appartamenti sono dislocati un po' in tutta la città. In diversi segmenti, in diverse aree della nostra città, ma sostanzialmente nelle periferie e nelle aree di maggiore disagio socio-economico. Ecco, una informazione che possiamo dare tranquillamente ai nostri cittadini, anche a chi ha curiosità, la Napoli Servizi, la gara, so che siamo a buon punto in effetti. Allora, noi abbiamo il contratto in scadenza con l'attuale gestore, sì, che è la Romeo Gestioni, la Romeo Immobiliare, società per azioni, la Romeo Immobiliare. Stiamo pensando di affidare i servizi essenziali a una società in house del Comune Napoli, Napoli Servizi. Abbiamo già fatto una serie di riunioni approfondendo un po' una serie di problematiche. Siamo convinti che si possa procedere ad una scelta che avrà forte impatto sulla città, certo, una scelta io credo coraggiosa e rivoluzionaria, non vorrei usare aggettivi troppo impegnativi, ma mi pare proprio che si possa definire così, perché dopo 17 anni proviamo ad internalizzare i servizi sulla gestione amministrativa e le manutenzioni del patrimonio attraverso una nostra società a cui vogliamo conferire sempre più carattere strategico, che è Napoli Servizi. Ovviamente, siccome poi per la spending review questa società nel corso del 2014, a fine 2014, potrebbe, non è detto che dovrebbe, ma potrebbe essere messa sul mercato, noi procederemo ad un bando di gara per selezionare un socio operativo privato che poi con Napoli Servizi possa sostanzialmente gestire il patrimonio. Siamo ad uno snodo importante.
veramente siamo ad un punto di svolta di una vicenda quasi, quasi ventennale. Non ci sfuggono le difficoltà di questa fase di transizione, di passaggio. Le transizioni sono sempre complesse, difficili da affrontare, ma siamo fiduciosi, stiamo facendo un buon lavoro con i tecnici, gli informatici, il management di Napoli Servizi, che ogni giorno insomma stretto contatto con i dirigenti, i funzionari e i tecnici del servizio della direzione patrimonio. Credo che potremo affrontare questa fase con risultati importanti per la città, puntando ad ottimizzare e migliorare i servizi. Ecco, assessore, io ricordo che lei è stato ospite della nostra trasmissione proprio agli inizi del suo mandato. Lei naturalmente una volta accettata la delega, sicuramente lei ha fatto una ricognizione poi dello stato dell'arte, della situazione. Lei si è accorto che c'erano tante persone che, soprattutto i partiti, lei si ricorda, che non pagavano, versavano il fitto al Comune di Napoli. È un po' cambiata la situazione da un anno e mezzo a questa parte? In parte sì, insomma, diversi partiti hanno inteso regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti del Comune. Anche sulla questione dei fitti passivi? Sono due questioni un po' diverse. Molto diverse. Sì, sì. Cerchiamo di iniziamo dai partiti. Io rivolgo un appello. Lei è stato molto bravo, perché voglio dire, contrariamente, nel senso che non tutti i politici, le persone che poi oltre a rivestire un ruolo non solo tecnico, anche politico, avrebbero fatto la sua scelta, che è quella, una scelta coraggiosa, che è quella di dire: ok, dateci i soldi, siamo già in una situazione debitoria pesante, una situazione non ci possiamo muovere, però almeno chi ha i soldi in cassa paghi. Sì, ma guardi, io lo dico io sono un amministratore, ma è evidente sono anche un politico, quindi lo dico da politico. Io ho grande rispetto e considerazione per i partiti, credo che i partiti siano uno strumento prezioso, fondamentale per la nostra democrazia e per le istituzioni, sono il principale presidio della democrazia rappresentativa. E proprio per questo però i partiti devono sostanzialmente dare il buon esempio, dare un segnale di trasparenza, di serietà e di rigore. Se i dirigenti politici, per conto di partiti politici organizzati e rappresentativi sul piano territoriale e nazionale, hanno avuto in assegnazione un immobile del comune, devono assolutamente onorare i canoni di locazione. Io appena mi sono insediato, ho scoperto, i miei uffici mi hanno rappresentato una situazione in cui c'era una morosità quasi generalizzata, a me appariva veramente intollerabile, inaccettabile. Devo dire che diversi circoli, diversi partiti da allora si sono impegnati per regolarizzare le loro posizioni, ma non tutti i partiti l'hanno fatto. Io colgo l'opportunità che questa vostra trasmissione gentilmente mi offre per rinnovare l'appello a tutti i partiti che abbiano avuto in assegnazione immobili del comune a regolarizzare le proprie posizioni. È un gesto di civiltà soprattutto. È un gesto di civiltà, di buona politica, di serietà e di rigore. Cambiamo argomento, abbiamo chiuso il cerchio intorno al sistema immobiliare. C'è un'altra questione che preme e che va avanti da decenni, e forse il punto nevralgico anche del comune, che è la questione dei cimiteri. Ecco, sì. Una situazione che è molto, molto complessa. Anzi, nel passato la persona che aveva la delega ai cimiteri era quasi una iattura, considerata una iattura, perché è davvero una brutta gatta da pelare, perché ci sono tante controversie da chiarire, vero assessore? Non è, assolutamente una questione semplice. A che punto stiamo con il restauro, ma anche con la questione dei forni? Insomma, come siamo allora messi? Noi partiamo dal forno crematorio, che è un impegno che rappresenta un po' un impegno che il sindaco, l'intera amministrazione e io come assessore con delega ai cimiteri abbiamo assunto nei confronti della città. Stanno procedendo i lavori, noi siamo convinti che per la prossima primavera possiamo consegnare il forno crematorio alla città. Anche qui si tratta di una conquista di civiltà,
insomma, si pensi che i cittadini campani che scelgano la cremazione devono ancora recarsi a Ponte Cagnano, in provincia di Salernitano. Nel Salernitano, insomma, quindi devono fare più di un'ora di macchina, di viaggio in macchina. Insomma. Per la primavera contiamo di consegnare il primo forno crematorio della città di Napoli alla nostra comunità. Insomma. Anche questo mi sembra un risultato, un obiettivo importante. Al passo con i tempi, insomma. Sì, assolutamente sì. Una cosa importante è anche quello che riguarda il restauro, ci sono la situazione anche del complesso monumentale, ecco, vediamo nelle nostre immagini. Sì, sì, cioè, sì. Poi, ci sono poi vari cimiteri, diciamo che Napoli non ha soltanto quello di Poggioreale. Partiamo dalle periferie. Cerchiamo di partire dalle periferie. Partiamo dalle periferie. Noi abbiamo, insomma, in via di espletamento le gare per l'ampliamento dei cimiteri periferici di Barra, Pianura, Soccavo, Miano, Chiaiano e San Giovanni a Teduccio. Le prime cantierizzazioni, insomma, ci saranno a inizio 2013, quindi tra pochi mesi si apriranno i primi cantieri per gli ampliamenti di questi importanti cimiteri periferici. Stiamo anche per procedere alla riqualificazione del grande Ipogeo, insomma, presso il cimitero nuovissimo di Poggioreale. È un'importante opera che costa al comune, che ha previsto l'investimento di 1.800.000 euro per riqualificare, assessore, il nuovissimo. Sì, per riqualificare, ristrutturare, rendere, insomma, un po' i loculi più decorosi, un'importante, imponente opera di ristrutturazione. Si pensi che l'ultimo intervento complessivo, generale, di riqualificazione e di ristrutturazione del grande Ipogeo risale a circa 20 anni fa. Quindi, insomma, è un'attività attesa una data importante, sì. Insomma, significa in ogni caso non solo stare al passo con i tempi, ma anche restituire dignità, insomma, quella che è anche la morte, il culto dei morti, che a Napoli in particolare c'ha un è molto avvertito, insomma, è vero, una questione di tradizione. Quindi poi c'è anche Chiaiano, c'è anche un progetto. Sì, abbiamo detto di Chiaiano, c'è un po' un grande progetto che riguarda l'ampliamento del cimitero di Poggioreale. Se ne parla da anni, però noi siamo a buon punto attraverso un project financing di 150 milioni, stiamo nelle prossime settimane, porteremo la delibera in giunta e quindi sarà pronto il bando di gara. Ecco, ancora una volta i privati vengono in soccorso sempre del pubblico, è sempre questa, ne è bisogno, questa è una strategia vincente, mi sembra che dal primo momento il sindaco De Magistris aveva dato questo diktat, questo input, e mi sembra che poi è la strategia vincente per poter, insomma, fare qualcosa, realizzare qualcosa. Assolutamente, se si considera la condizione di deficit strutturale in cui versano le casse comunali, si comprende che c'è bisogno dell'intervento, degli investimenti, della disponibilità dei privati a intervenire nei principali settori della vita della nostra comunità, quindi, insomma, i cimiteri, c'è stato l'intervento dei privati anche sulla Coppa America, insomma, sui progetti più importanti che in questi mesi il sindaco e l'amministrazione hanno messo a punto per la riqualificazione e per il riscatto della nostra città. L'intervento e l'investimento dei privati è assolutamente indispensabile. Abbiamo parlato quindi di riassetto non soltanto dei cimiteri, abbiamo parlato del forno, insomma, che anche Napoli avrà, e quindi i cittadini potranno quindi usufruire di questo servizio importante. Parliamo anche di una misura importante per evitare quella che è la speculazione anche dei loculi, insomma, nel passato c'è stato anche questo pericolo di non poco conto, non solo del
della vendita, la compravendita delle cappelle funerarie, sì, cimiteriali, sì. Ma c'è stata anche poi la mano della criminalità organizzata, certo, che spesso si è allungata, insomma, soprattutto sui cimiteri. Assolutamente, è proprio così. A questo proposito io voglio sottolineare come il dirigente dei servizi cimiteriali abbia svolto un lavoro importante anche di interlocuzione con la Procura della Repubblica su inchieste importanti ed impegnative che vertevano proprio, insomma, sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività che afferiscono, insomma, poi ai servizi cimiteriali. Un vero e proprio, quindi, muro per evitare che quella criminalità possa intervenire. Siamo molto impegnati sul versante delle politiche di contrasto ai tentativi di infiltrazione della camorra sui cimiteri. Lei mi dà un assist per continuare su questo filone, il filone della legalità, perché la criminalità organizzata, la camorra e non solo, interviene laddove ci sono poi le parti deboli, insomma, delle istituzioni. Abbiamo parlato dei cimiteri, ma possiamo parlare dei rifiuti, dell'ambiente e via dicendo. Lei è stato assessore oggi al patrimonio del Comune di Napoli, ma è stato sindaco di Melito, una città dell'area nord, teatro in questo momento della cosiddetta seconda faida di Scampia di Camorra, tanti morti, tante vittime innocenti. Ecco, se la regia è pronta ci può far vedere anche le immagini dell'uccisione di Pasquale Romano, Lino Romano, l'ennesima vittima innocente. È terribile dire morire per errore, ma è stato così. Era appena uscito di casa dalla fidanzata, le aveva dato un bacio e giù al palazzo a Marianella ha trovato la morte per mano di killer che lo avevano scambiato probabilmente per un boss o un affiliato del clan rivale. La fiaccolata in memoria di Lino, una fiaccolata che però non è stata soltanto retorica, assessore, ma certo, ha voluto dare un messaggio importante anche per la presenza di Rossana, che era lì alla fiaccolata, sottolineando che lo Stato esiste. Ma lei c'era, assessore, lei c'era e ha fatto sentire forte il peso di questa istituzione, del Comune di Napoli, ma in generale dello Stato. Sì, io tra l'altro... Lei ha incontrato la ragazza? Ho incontrato la ragazza, è stato un incontro per me molto toccante, mi ha segnato profondamente e ho registrato, insomma, un dolore composto unito ad un sentimento non di rivalsa, insomma, di vendetta, ma ad un sentimento volto a chiedere giustizia. Io ho assicurato la sua impressione. Qual è stata, assessore, quando l'ha incontrata, proprio dei visu questa ragazza, che cosa ha letto negli occhi di questa ragazza? Una ragazza fiera ed orgogliosa di essere cittadina napoletana e che ha detto al sindaco e a me stesso che una cosa che ci ha colpiti entrambi, che ha colpito molto sia me che il sindaco De Magistris, che in questa città occorre essere imprudenti. Io sono molto d'accordo. È una chiave di lettura in questa città c'è bisogno di imprudenza, c'è bisogno di osare, c'è bisogno di scommettere sulla legalità e sull'ansia di riscatto della parte onesta della nostra comunità, che è la parte maggioritaria. La Ferrigno, insieme ai suoi familiari, ci hanno fatto un appello, ci hanno chiesto di cambiare alloggio perché ritengono quel territorio, insomma, ritengono complicato continuare a vivere dopo un dolore così devastante. Più che per le minacce o timori, ma proprio per una renovatio dolorem, esattamente, per una sorta di renovatio dolorum. Noi ci stiamo attivando, insomma, stiamo provando a mettere a disposizione immobili del patrimonio confiscato proprio alla camorra, a disposizione di questa famiglia, di altre famiglie vittime della camorra, della criminalità organizzata. C'è bisogno di donne, di giovani donne che abbiano la fierezza, l'orgoglio e la voglia di reagire, insomma, ad un dolore così devastante che ha dimostrato la Ferrigno. Insomma, l'impegno vostro? Io l'ho incontrata con grande piacere e
ho assicurato l'impegno dell'amministrazione a individuare questo nuovo alloggio, che mi sembra insomma davvero il minimo segnale di disponibilità. Certamente non risarcitorio, ma quantomeno che dimostra l'attenzione e la vicinanza dell'istituzione comune ad una famiglia così devastata da un dolore così grande, insomma, così straordinario. Quindi da questa emittente parte appunto la rassicurazione dell'assessore Tuccillo e di tutta la Giunta De Magistris a dare un alloggio alla famiglia Ferrigno, ecco, anch'essa vittima a questo punto della criminalità organizzata. Lei da sindaco di Melito ha subito non una volta ma più volte minacce, le è stata incendiata l'auto. Eppure non ha mai piegato la testa. Ecco, assessore, cosa significa andare avanti? La sua è una testimonianza soprattutto importante, no? Per dire denunciate, andate avanti, non fermatevi, anche ai cittadini che spesso fingono, no, sì. Per timore, no? Fingono di non vedere, di non sentire, di non parlare. Sì, cioè un amministratore deve avere tra i suoi compiti, come dire, precipui, quello di garantire il prestigio, l'autorevolezza e l'autonomia delle istituzioni che egli rappresenta. Io senza assolutamente avere alcuna vocazione all'eroismo, perché sono un uomo che anche ha inevitabilmente paura, insomma, di fronte, avverte un sentimento inevitabile di paura di fronte alle pressioni, alle intimidazioni, alle minacce, quando ero sindaco, insomma, ero anche per la verità sono un po' più giovane, sono passati 12-13 anni, insomma, dall'ultimo periodo in cui sono stato sindaco a Melito, probabilmente ero un po', insomma, più incosciente rispetto ad oggi. Ho inteso rappresentare le istituzioni in maniera, come dire, fieramente orgogliosa dell'autonomia delle istituzioni che rappresentavo da sindaco, per cui di fronte al tentativo della Camorra di provare ad infiltrarsi, insomma, negli appalti, nella vita pubblica, ho posto sempre un fermo e deciso rifiuto, un'opposizione netta. Questo mi è costato, insomma, qualche episodio di intimidazione. Mi sono state incendiate due auto di proprietà della mia famiglia, è stata devastata la farmacia di proprietà delle mie sorelle. Ho inteso continuare a svolgere il mio lavoro senza, ripeto, insomma, alcun atteggiamento né eroico né vittimista, semplicemente, insomma, pensando di continuare a svolgere il mio ruolo, pensando di continuare a fare il mio lavoro. Nel 99 io ho finito di fare il sindaco, dopo questa importante esperienza che mi ha profondamente segnato, è stata per me l'esperienza di sindaco a Melito, è stata un tirocinio importante, fondamentale. Io poi nel corso degli anni ho avuto altre esperienze amministrative, sono stato assessore al lavoro e alla formazione della giunta provinciale presieduta dal dottor Di Palma, alla provincia di Napoli appunto. Oggi il sindaco De Magistris, un anno e mezzo fa, mi ha concesso l'onore di essere parte della sua squadra, affidandomi deleghe importanti e impegnative come quelle al patrimonio, al personale allora e dai cimiteri. Io continuo a svolgere le mie funzioni con lo stesso sentimento, con lo stesso profondo attaccamento alle istituzioni che credo di aver dimostrato da sindaco di Melito. Assessore, ma esistono città difficili o non è così? Dove è più facile magari? Beh, indubbiamente esistono città difficili. Il Melito di Napoli, insomma, non è Siena, insomma, il Melito di Napoli non è Siena, non è Torino, è una città della provincia di Napoli, bella. Insomma, io sono orgoglioso di essere nato a Melito e di essere vissuto per più di 40 anni a Melito, da qualche anno vivo al Vomero. È una città attraversata da interessi, insomma, spesso oscuri, ma anche a Melito, insomma, io posso assicurare, perché continuo a ritenermi melitese a tutti gli effetti, c'è una stragrande maggioranza di cittadini onesti, laboriosi, che non piegano la schiena, che non chinano la testa e che
hanno la speranza di un futuro migliore. Io sono fiducioso che anche territori difficili come quelli della provincia di Napoli possano pensare ad un futuro di riqualificazione e di riscatto, che è affidato non solo a chi governa queste comunità, ma è affidato insomma ai cittadini e al buon esempio che i cittadini possono dimostrare. Se sono una sua opinione personale, però lei anche la delega al personale. Questa no, no, non ce l'ho più, da 5 mesi non da sono 5 più, non è più. Un suo commento sulla defenestrazione del dirigente Riccio da parte del sindaco De Magistris? Guardi, so che c'è un umore anche dei suoi colleghi assessori da un po' di tempo a questa parte del fatto che comunque c'è una sorta di ritrosia da parte dei dirigenti a firmare contratti, a provocare, non dico immobilismo, ma se non la paralisi della macchina comunale, però diciamo non si fa nulla perché qua c'è un rifiuto generale. No, questo è un problema, ovviamente, è un problema. Ovviamente bisogna avere grande attenzione per le normative vigenti, però bisogna sicuramente insomma essere attenti a non fare atti insomma che non abbiano il conforto, certo, insomma, no, dei pareri tecnici insomma dei dirigenti apicali del nostro comune, però non bisogna nemmeno correre il rischio di votarsi alla paralisi, insomma Napoli non se lo può consentire. Sul direttore generale io sono ovviamente umanamente dispiaciuto, amareggiato che sia andato così, credo che il prefetto Riccio sia una persona per bene, insomma, sia un professionista serio, ci sono state incomprensioni e tensioni insomma, con diversi assessori, insomma, io stesso ho avuto qualche momento di dissenso, come inevitabile che succeda. Però mi sembra che la linea politica è quella, cioè quello di evitare che questo comune sia si inceppi, la macchina possa provocare le questioni. Cioè, qua parliamo di maestre che non vengono regolarizzate, di situazioni. Assolutamente, cioè di fronte all'esigenza di garantire servizi come dire infungibili, essenziali, come i servizi scolastici, di fronte all'esigenza di garantire i servizi della polizia municipale. C'è bisogno di un'amministrazione che sia attenta alle normative, all'esigenza di rispettare la legalità, ma c'è bisogno nello stesso tempo contestualmente di garantire una macchina amministrativa che non si inceppi e che risolva le questioni. Che uno si assume anche la responsabilità con buon senso, magari anche con onestà intellettuale, certo, però alla fine che si vada avanti. Sì, assolutamente. Perfetto. Sì. Benissimo, questa allora la linea della Giunta De Magistris. Noi ringraziamo l'assessore Bernardino Tuccillo per lo spazio che ci ha dedicato. Ecco, abbiamo fatto dei punti, abbiamo messo dei punti importanti, abbiamo parlato di tante situazioni, abbiamo parlato anche di legalità. Palazzo San Giacomo torna mercoledì prossimo. Buona serata. Buonasera.